Buonasera a tutti, buon anno, primo appuntamento di VirtuStyle nel 2016, mercoledì 13 gennaio. Vita anno nuovo, speriamo anche vita nuova per quanto concerne la Virtus Lanciano. È successo un po' di tutto in queste prime due settimane del 2016. Abbiamo seguito le vicende di chi lasciava, la proprietà che ha parlato e si è espressa, il mister che ha parlato sabato e anche lui si è espresso. Oggi positive anche le almeno i segnali di mercato, non c'è nulla di ufficiale, ma poi ci collegheremo in diretta con Milano proprio per capire le ultimissime del calciomercato che sta vedendo Luca Leone attivo e sarebbe appunto la condizio sine qua non per affrontare un girone di ritorno, si spera, con quello che tutti auspicano. È stata un avvio dell'anno anche particolare, con alcune proteste dei tifosi, i chiarimenti, insomma, molto particolare. Noi affronteremo la discussione questa sera con gli ospiti in studio, con i tanti servizi. Vi ho già anticipato che tra poco ci collegheremo in diretta con un collega dal calciomercato di Milano, però io vado subito a presentare gli ospiti partendo da Fabio Benintendi, super tifoso, con molto piacere. Ciao. Ci viene a trovare. Ciao. Buonasera. Fabio. Ciao, grazie per l'invito. Ti abbiamo costretto un po' proprio sul filo di lama, arrivare all'ultimo secondo per un problema sull'autostrada, ma ce l'hai fatta. Fortunatamente risolto e sono molto felice di essere qui stasera, perché penso che alla luce di quello che è successo in questi giorni sia l'occasione giusta anche per esprimere lo stato d'animo dei tifosi. E oltre che le qual è l'orientamento? Più aspetti positivi o più aspetti negativi? Se ti dovessi rispondere proprio distinto, ti direi più che orientamento, disorientamento, almeno fino a ieri, perché sono trascorsi pochi giorni dall'ultima partita in casa, ma è come se fossero trascorsi dei mesi. Sì, è successo un po' di tutto. Esattamente, quindi ci sono stati evidentemente degli episodi che hanno creato o no molte perplessità tra i tifosi, perché abbiamo visto partire giocatori che per questa squadra hanno sempre dato un contributo decisivo, sono stati molto fra i molti frangenti determinanti per l'esito delle gare che abbiamo fin qui disputato, e questo ovviamente ha creato non poche perplessità, come ti dicevo, perché è chiaro che dopo la vittoria con il Livorno e la classifica purtroppo deficitaria, ci si aspettava comunque uno sforzo della società che fosse finalizzato a rafforzare ulteriormente la rosa, e almeno fino alle notizie a cui ti riferivi tu, cioè almeno fino a ieri, lo scoramento sembrava dovesse prevalere. Poi parleremo anche di questa rimodulazione. Sì. Di interventi della sì. società in corso d'opera, li ha annunciati in maniera molto chiara l'amministratore delegato Guglielmo con la sorella Valentina. Buonasera a Fiorenzo Carlini. Eccoci qua. Come stai, Fiorenzo? Benissimo. Rilasso. Questo 2016 come lo vedi? È un anno da vedere come andrà a finire. Io mi sono messo un po' controcorrente, nel senso che mi è piaciuta la presa di posizione della società. Cioè, io voglio, dicono loro, salvaguardare prima il titolo di questa società, cioè renderla ancora valida nel tempo. Abbiamo visto che i programmi che abbiamo fatto a giugno, che erano anche ambiziosi, nel senso di, ci credevano, a un certo punto si sono resi conto che ci stava qualcosa che non andava nei conti, e la parola bella che ha detto Guglielmo è: non stiamo smobilitando, ma stiamo rifondando. Una rifondazione in corsa è sempre pericolosa, che può essere, dopo, vista la posizione in classifica, peggio di quello non possiamo andare, quindi ci può stare il miglioramento. Va a finire che in questa rifondazione troveremo lo stimolo forse dei giocatori, la forza di qualche nuovo innesto. Questa intanto la conferenza stampa di questa settimana con Guglielmo e Valentina, che hanno insomma sottolineato alcuni aspetti. Chiariamo subito che forse l'aspetto che va condannato sono le offese personali e le accuse alla società. Quello non in qualsiasi settore, in qualsiasi circostanza di vita, quando si tocca il personale si sta fuori strada, questo esatto. È un dato della conferenza stampa. C'è stato qualcosa che non mi è piaciuto, cioè tipo? Questi giocatori sono andati via, appunto.
Forse è arrivata un po', è stata reattiva la conferenza stampa. E... No, non l'hanno fatto in tranquillità, perché è chiaro che quando uno si sente pressato dalla tifoseria, diciamo, più accentuata del normale, quando una persona si sente toccata nella propria persona, persone che a noi hanno dato tanto, perché non dimentichiamo che se stiamo in Serie B, è vero che il calcio è fatto di episodi, ci siamo arrivati nel momento in cui si è investito di meno, tutta una serie di cose, però grazie alla famiglia Maio, a questa società che perlomeno in questi anni non ha avuto mai problemi né con la Lega né con i propri giocatori, non si può attaccarli perché c'è un momento difficile, è un momento difficile da gestire, loro ci credono nella salvezza, noi dall'altro lato... È quello che invito anche ai tifosi, di stare vicino a questa squadra e alla società fino all'ultimo giorno. Poi ci sta l'estate, quando si va un po' al mare per criticare un po'. Però io credo che con l'aiuto dei tifosi, con l'aiuto anche di qualcuno che sta più sopra di noi, un pizzico di fortuna, di provarci. Provarci significa già con la partita con la Pro Vercelli. Assolutamente. Con quello poi parleremo anche dell'aspetto tattico. Se Fabio, mi permetti un attimo, come no? Solo perché penso che sia anche, come dire, doveroso precisarlo, no? Perché in queste settimane sembra quasi che appunto sia emerso un atteggiamento da parte della stragrande maggioranza dei tifosi, di un atteggiamento ostile nei confronti della società. Io mi sento di dire, come tifoso, per carità, senza arrogarmi il diritto di rappresentare gli altri, ma come semplice tifoso io mi sento di dire che probabilmente non è questo in discussione, non è che a Lanciano di colpo c'è sfiducia nei confronti di questa società. Probabilmente quello che ha sorpreso un po' tutti è che si è parlato nella conferenza stampa che adesso scorreva nelle immagini, no? Di una priorità data al bilancio. Io penso con molta tranquillità che se questo discorso la società l'avesse fatto in estate... Ma lo ha ammesso. Magari, no, no, ma Guglielmo, mi fa piacere detto, che l'hanno ammesso, però vorrei quasi giustificare che una reazione che mi a quel punto era quasi fisiologico. Guglielmo ha detto una cosa molto lineare, ha detto all'inizio, noi a giugno eravamo convinti del nostro progetto. Sì, sì, se no, ma probabilmente poi io credo che questo sia accaduto. Su questi aspetti tattici, perché quella era la squadra messa a disposizione di D'Aversa, probabilmente è stato anche un rivedere la posizione di D'Aversa, esatto. Perché poi sentiremo anche la conferenza stampa di quest'estate, perché abbiamo trovato anche degli aspetti, insomma, che riletti 4-5 mesi dopo danno una visione diversa. Però poi è chiaro che si rema tutti per la stessa direzione, l'obiettivo sì, è solo quello, però insomma ogni tanto magari con un po' di umiltà qualche critica la si potrebbe pure accettare senza dover necessariamente poi far riscontrare delle cadute di stile che penso non siano piaciute a nessuno. L'orientamento era quello che vedevi uscire Piccolo, un po' contrariato, quest'audio di Piccolo che è girato che parlava di giocattolo rotto, Paghera in lacrime. Ti viene da farti qualche domanda, ma perché? Inevitabilmente, appunto. Direi, no? E questo è quello che è successo, quindi non è che... Secondo te è stato chiaro, ha ristabilito la chiarezza necessaria Guglielmo e Valentina che hanno parlato e hanno un po' disteso gli animi. Poi è uscita anche la notizia di Luca Leone che se ne andava, la società con una massima di Lao Tse ha messo a tacere anche questa... Guarda, io per quello che ho potuto verificare anche parlando con amici eccetera, la conferenza stampa per certi versi ha destato ulteriori perplessità. Dall'altro è chiaro che ci si affida con tutta la fiducia possibile alle parole ottimistiche che sono uscite, perché comunque, come ci ricordava Fiorenzo, c'è stata espressa una volontà di rifondare, di ripartire, di salvarsi, è chiaro, proprio, di salvarsi. Quindi da tifoso che fai? Inevitabilmente ti affidi a questi passaggi della conferenza stampa, perché se dovessimo attenerci agli altri, anche al fatto magari che qualcuno sia sceso a livello di offese personali, io ci tengo pure, no, ma non mi riferisco a loro, no, anche loro nel giustificare certe reazioni facevano riferimento ad episodi particolari. Io dico che comunque la civiltà di Lanciano e dei tifosi è stata dimostrata da sempre, ma anche nel girone di andata, se vi permettete, perché in qualsiasi altra piazza con una squadra che aveva totalizzato solo 18 punti probabilmente avremmo
registrato qualcosa in più dei semplici fischi che abbiamo avuto magari solo nell'ultima parte. Direi anche fisiologici. Quindi non penso che sia in discussione la civiltà dei tifosi rispetto nei confronti degli altri. E i fischi erano nei confronti della squadra e non della proprietà. Da qui a non pretendere chiarezza ce ne passa. Assolutamente. Per dovere di cronaca, sabato pomeriggio pregherei Gianni, se possibile, attraverso iFootball TV anche di mostrare quest'istantanea. Alcuni sostenitori sono recati in via Luigi De Crecchio, proprio di fronte la sede della società, della Virtus Lanciano. Questo è lo striscione: Lanciano siamo noi, pretendiamo rispetto. È stato questo il segnale lanciato. Ma Fabio, io ritengo, e anche Fiorenzo, che queste persone che sono scese arrabbiate, passami il termine, incazzate, però l'hanno fatto con un'unità di intenti, anche quella di, insomma, di... Per quello che mi riguarda è fuori discussione che sia così, Alessio, perché è chiaro che dietro un'iniziativa del genere c'è solo il bene che tutte quelle persone vogliono nei confronti della squadra e dei colori rossoneri. Poi ripeto, ognuno può valutare le prese di posizione in maniera differente, ma non credo che possano preoccupare la società così di questo genere, che quelle sono una dimostrazione di ulteriore attaccamento. Poi purtroppo nei momenti di difficoltà ognuno reagisce in maniera differente e anche chi gestisce la società non sempre lo fa nel migliore dei modi. E ti dico, Fiorenzo, ti anticipo che abbiamo sentito tanti tifosi, tanti convergono sul fatto che la Virtus ha buone possibilità di salvarsi e soprattutto che ci credono nella salvezza. Questa è l'altra, se vogliamo, la faccia della medaglia che meno ti aspetti. Là entriamo in un'analisi abbastanza tecnica e numerica. La classifica è aperta, ci sono 21 partite, ci sono tantissimi punti a disposizione. Il problema non è quanti punti facciamo noi, ma quanti ne perdono quelli che stanno davanti a noi, che hanno un pacchetto di punti da poter gestire superiore a noi. Fermo restando la nuova penalizzazione che arriverà sicuramente. Sì, l'annunciata Guglielmo sarà 1 o 2 punti, diciamo che ci può stare una sconfitta in più, quindi non è questo che cambia il discorso. Il discorso di crederci, io credo che sia la cosa migliore che il tifoso deve metabolizzare e fare veramente l'uomo in più in campo, perché finché si può dare un appoggio, perché il giocatore sono dei ragazzi, sono ragazzi, e molti dei nostri sono ragazzi veramente 17, 18 anni, 19 anni, se noi riusciamo a dare quella tranquillità, nel senso proviamoci tutti insieme, non è detto che ci riusciamo. Retrocederemo, sta a posto, però fino all'ultimo, se si riesce a dare a questa squadra quella dignità che la società ha detto, io non voglio smobilitare, io voglio rifondare. Rifondare potrebbe anche essere riscendo, però il prossimo anno vi do una squadra in una categoria, giochiamo. Giochiamo a carte scoperte. Non siamo il motivo per il quale Marco Baroni 2 anni fa se n'è andato era perché aveva richiesto anche una certa svecchiamento, mi passi il termine, della rosa. Quindi è anche un po' fisiologico. Nel calcio o fai una struttura tipo il Sassuolo. Quando è partito il Sassuolo, leviamo Squinzi che ha i soldi, però Squinzi non è che ha preso il suo portafoglio e ha detto facciamo la squadra di Serie A. Il Sassuolo ha costruito un qualcosa, ha mandato in giro tanti di quei giovani, ha fatto cioè si è creata la struttura per poter diventare una società di calcio che movimenta giocatori, ha un bilancio abbastanza sano, anche se è piccolo il centro, fermo restando che dietro c'è il maio della situazione, ci sta una struttura che rende possibile svilupparsi. Noi per tanti motivi non si è verificato questo, perché non è facile, non è che uno arriva con la bacchetta magica e si fa. Non abbiamo avuto il tempo, diciamo, di farlo, e purtroppo è venuto fuori che ci sta un problema economico che i Maio, secondo me, hanno fatto bene, anche se è arrivato in corsa, a dire signori calmatevi, noi non stiamo smobilità. Questo che i tifosi devono capire, che poi ci si riesca o non ci si riesca, è come tutte le cose sportive, è una conseguenzialità. Uno ci prova. Fabio, secondo te il fatto di ridire queste cose, ma soprattutto hanno fatto una sottolineatura, hanno parlato della partita con il Cagliari, insomma quello è anche un grido d'allarme nei confronti di un territorio che
una mano dal punto di vista politico, insomma in tutti i sensi alla Virtus non è stata data anche per crescere, e parlo di aspetti infrastrutturali, di aspetti anche economici. Alessio, questi discorsi purtroppo a Lanciano li portiamo avanti da tantissimo tempo. È chiaro che quest'anno stiamo vivendo la vicenda dei distinti, che in qualche modo anche emblematicamente, no, riassume questo distacco di cui tu parlavi. Quindi, però non mi meraviglia più di tanto, nel senso che non è che noi fino a qualche anno fa abbiamo potuto fare affidamento su un tipo di sostegno di questo tipo, cioè era una cosa ampiamente scontata, è stato sempre così, non ci vedo nulla di nuovo o di rivoluzionario. Io però una cosa vorrei sottolineare, perché dobbiamo anche riuscire a capirci su questo aspetto. Lo svecchiamento o meno della rosa, noi abbiamo fatto 3 anni di B, togliendoci delle bellissime soddisfazioni prima di arrivare a quest'annata, esatto. Tra l'altro valorizzando giovani, cioè se noi adesso andiamo a scorrere le formazioni di club importanti, troviamo tutti i giocatori che non solo militano in squadre di Serie A, ma che hanno dei ruoli e danno dei contributi decisivi ogni domenica. Quindi abbiamo sempre adottato questa politica. Anche quest'estate, no, si parlava per l'ennesima volta di puntare sul minutaggio, e poi ci siamo trovati con una rosa la cui media era un po' alta. Quindi secondo me quello che disorienta e che genera la perplessità di cui parlavo prima è proprio questo, perché ci si aspettava, no, di continuare sulla scia delle gestioni precedenti. Ma i preallarmi ci sono stati quest'estate, quando non siamo riusciti più a trovare dei giovani, no? Qual è stato il nostro punto di forza? I grossi club che in 3 anni ci mandavano ragazzi giovani da valorizzare, sì, ma... e questo è diventato l'elemento, no, che Leone, ci ha qualificato. Leone ci ha provato. Perché... Quindi il primo campanello d'allarme, se vogliamo ragionare a ritroso, è stato proprio questo, perché se noi andiamo a rianalizzare la campagna acquisti, io per quello che c'era stato nei 3 anni precedenti, non è che mi aspettavo l'arrivo a Lanciano di grossi nomi, ma di giovani altrettanto validi da poter valorizzare. Consideriamo che Leone stava portando Cragno, che dopo ne parliamo, Capezzi, che con il Crotone sta facendo, e aveva cercato di prelevare quel Grassi che adesso già vale 12-14 milioni che vuole la Fiorentina. Cioè l'occhio ce l'ha, è evidente, e io l'ho sempre detto, lo sto dicendo nella vita, Leone non è che vada a fare la spesa in Rolls Royce e con una valigia piena di soldi, con il portafoglio che pesa. Lui spesso deve riuscire dal supermercato grosso, se ne va al Sosti, sì, dopo se ne va in un'altra parte, se ne va un sacco di parti un po', perché il discorso è che noi siamo Lanciano, non è che siamo, e purtroppo non avendo fatto quello che altre società hanno avuto tempo o la fortuna di fare, di avere un patrimonio proprio da portare su questo mercato, Leone non è mai potuto andare, salvo qualche giocatore preso in comproprietà o con diritto di riscatto, diciamo io sto qua, ho preso sto giocatore della primavera, un nome qualsiasi della primavera, gli faccio fare 10 partite e per la Madosca dopo 5 minuti mi arrivano già le chiamate, dici sto ragazzo te lo valuto 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, e per una società come Lanciano fa un'operazione di sto genere, dirigente. Noi purtroppo abbiamo Leone che va, mi dai sto giocatore in prestito, paghi lo stipendio. Tra l'altro a proposito di giovani, Ryan Iwat è tornato alla società di appartenenza che è il Carpi, lì magari qualche opportunità di più poteva averla, ma io mi sposto a Milano perché con molto piacere sono onorato di riparlare con il bomber del calciomercato, Nicolò Schira. Buonasera Nicolò. Buonasera, buonasera Alessio, un saluto a te e ai tuoi ospiti. Abbiamo tra l'altro un tuo collega della Gazzetta dello Sport che è Fiorenzo Carlini, corrispondente di Lanciano, qui in diretta da me. Assolutamente, ciao. Mando un saluto. Ciao. Nicolò, tu come stai innanzitutto? Oggi qua abbiamo... Io bene, ti ringrazio, sto bene. Fra l'altro oggi abbiamo beccato qua a Milano in trasferta, ma insomma lavorativa, proprio il direttore del Lanciano, Luca Leone, molto molto attivo sin dalle prime ore del mattino. Sì, addirittura, mattutino quindi, il direttore. Sì, sì, mattutino, perché alle 11 c'è stato un incontro col Bari, via libera per Salviato. Fra l'altro il Bari, insomma... ha dato una robusta buona uscita, o come dicono quelli che parlano bene nel mercato, un sostanzioso incentivo all'esodo affinché insomma poi l'ingaggio fosse quasi tutto coperto dalla società barese e Lanciano potesse chiudere questo colpo, perché comunque Salviato è un terzino destro che in categoria vanta tante
stagioni importanti, quindi sicuramente un buon rinforzo per la truppa di D'Aversa. E poi c'è stato l'incontro a pranzo alle 13.30 al mio hotel, che è diventato uno degli hotel più gettonati in questa fase degli ultimi tempi del calciomercato, con la Juve, per mettere a segno delle altre operazioni, in particolar modo il prestito del giovane centrocampista Mattia Vitale, ma non solo. Ecco Nicolò, Vitale, poi quali sono gli altri elementi che Sponda Juventus potrebbero dare manforte a Roberto D'Aversa in questo girone di ritorno? Sul tavolo ci sono tanti nomi, uno dei più interessanti è quello di Stefano Beltrame, talentuoso attaccante classe 93, che addirittura 3 anni fa aveva debuttato in prima squadra con Antonio Conte, sembrava il nuovo gioiellino della cantera bianconera, qualcuno addirittura forse in maniera esagerata all'epoca aveva parlato di Beltrame come di un predestinato, come di possibile nuovo Alessandro Del Piero. Sicuramente la sua carriera si è un po' arenata tra Bari, Modena, un passaggio senza avere poi minuti in rosa alla Sampdoria, quest'anno a Vercelli ha giocato con il contagocce, comunque era stato acquistato per il 4-3-3 modulo e marchio di fabbrica di Scazzola, col cambio di allenatore con Foscarini è un po' uscito dai radar, è sicuramente però un giocatore di grande fantasia, grande qualità, forse un po' gracilino fisicamente. Domani il suo agente sarà a Milano, previsto proprio un contatto diretto con Luca Leone, la Juve ha già dato il via libera al prestito, in alternativa al Lanciano c'è un'ipotesi portoghese, Belenenses, che fa la Superliga portoghese, fa la massima serie del campionato lusitano, però è chiaro che da questo punto di vista non c'è una convinzione totale, insomma per un giocatore andare all'estero a metà stagione non è mai semplice, meglio la soluzione Lanciano, che con la Juventus ha dei rapporti che definire ottimi è dir poco. Dai tempi di Nicola Leali, Nicolò, si parlava di un interessamento dell'estremo difensore del Cagliari, Cragno, però oggi è arrivata la doccia fredda dell'infortunio di Storari, quindi potrebbe arenare questa trattativa, che cosa ci puoi dire in merito? Assolutamente, stavo arrivando qui perché la giornata del direttore Luca Leone è stata lunga, perché alle 16 per continuare, insomma, l'abbiamo un po' pedinato, anche perché sapevo che mi collegavo con te, quindi ho detto devo fare bella figura con Alessio e i suoi ospiti e i suoi telespettatori, quindi ho pedinato un po' come uno stalker per Milano Luca Leone, e alle 4 c'era stato l'incontro con Capo Zucca per parlare di Cragno. Lanciano è in grande pressing, è una soluzione gradita al giocatore che all'inizio sembrava destinato al Vicenza in uno scambio con Vigorito, poi con l'operazione è saltata, anche il Carpi aveva chiesto informazioni, ma il Carpi insomma proponeva uno scambio con Berkic, mentre il Cagliari preferiva Belez come vice Storari. In realtà poi, come dici bene tu, verso le 6 è arrivata proprio anche a Capo Zucca, che a Milano, direttore sportivo del Cagliari, la notizia dell'infortunio di Storari, che al momento congela tutte le operazioni. E per capire meglio nelle prossime ore l'entità di questo infortunio e se e come il Cagliari deciderà di reagire, se andando a prendere un altro portiere o se invece bloccando Cragno, che non dimentichiamo comunque è protagonista e spesso e volentieri anche titolare in Under 21, quindi sicuramente un prospetto di un certo livello. Senti Nicolò, oltre all'estremo difensore, a questo interessamento, altri movimenti del direttore oggi a Milano? Bisogna capire cosa accadrà in realtà con Mammarella, perché insomma un'offerta ufficiale diretta al Lanciano non è arrivata, però insomma il suo agente Donato Di Campi sta parlando con alcune società, il Bari è fortemente interessato, il Bari che comunque, vista la vicissitudine del grosso, oltre al brasiliano Guilherme deve acquistare un altro terzino, e quindi il nome di Mammarella è caldo, un nome che piace anche a Fabiani, direttore sportivo della Salernitana. Bisogna capire cosa andrà a succedere nei prossimi giorni, è chiaro che insomma anche poi Lanciano insomma giustamente non è che si viverà eventualmente a cuor leggero della propria bandiera di un giocatore fondamentale, quindi le trattative sono poi tutte da impostare, però ci sono questi interessamenti, questo è Nicolò, che idea ti sei fatto dai protagonisti? Che idea ti sei fatto di questa Virtus? Tu ci davi sempre notizie di rafforzamento a gennaio, quest'anno invece Lanciano ha dovuto rivoluzionare un po' l'organico e si trova anche in una posizione non certo idilliaca di classifica. No, assolutamente, ha dovuto rivoluzionare, ha dovuto anche cedere e sacrificare i pezzi pregiati per motivi economici, uno su tutti, penso a Piccolo, insomma, poi accasatosi allo Spezia che ha battuto in volata la concorrenza di Pescara e Novara. È un Lanciano che cambia pelle, è chiaro che evidentemente con questa congiuntura economica
negativa e l'impossibilità di dover sostenere comunque delle operazioni economiche significative, è chiaro che quando sei costretto a ridimensionare devi privare dei migliori giocatori. Lo guardo con curiosità, per rispondere alla tua domanda, perché è vero che da un lato insomma c'è preoccupazione, immagino, poi voi tastate il polso della città, della tifoseria meglio di me. È chiaro che insomma quando vedi andare via giocatori più importanti, arrivano dei giovani o comunque degli elementi anche importanti, ma che vengono da un periodo o di inattività o che si devono rilanciare, vedi Salviato, un po' di preoccupazione ci può essere. Però insomma lanciamo spesso, e mi ricordo anche una sorta di mini rivoluzione 4 anni fa, quando poi in Cico storì la squadra l'ultima settimana di mercato e vinse il playoff col Trapani. Non è detto che poi a volte ridimensionando o dovendo cambiare progetto le cose vadano peggio. La classifica comunque è corta, se dovessero essere azzeccati quei 2 o 3 innesti e un paio di giovani di talento che arriveranno, vedi anche l'asse con la Juve, dovessero finalmente fare tanto sospirato e agognato salto di qualità, a quel punto credo che lanciamo le carte in regola per lottare sino alla fine della salvezza le abbia. Poi sai, dietro comunque i valori non si sono ancora ben delineati, quindi è chiaro che il campionato sarà sicuramente di sofferenza fino alla fine, però Lanciano può dire la sua, insomma non lo do per spacciato come ho sentito insomma anche da altre parti. Secondo me Lanciano fino alla fine può essere vivo e giocarsi le sue carte. Senti Nicolò, tra le squadre che lotteranno fino all'ultima partita per il discorso salvezza, chi si sta rinforzando meglio secondo te in questo campionato di Serie B? C'è la Salernitana, l'Ascoli, Latina che ha avuto questa rivoluzione con Somma, sì. Che ne pensi un po' di... Allora, la Salernitana si sta rinforzando tanto sicuramente, però ti dico al 100% non mi convince, perché comunque ha preso sì dei giocatori importanti, uno su tutti Ronaldo, giocatore un po' delicato dal punto di vista fisico ma di grande qualità. Ha preso oggi Ceccarelli dal Bologna, un terzino di esperienza, però anche lui, come molti giocatori generosa a Salerno, con la carta d'identità un po' avanzata, un po' ingiallita. Quindi insomma non è che poi tutti questi giocatori d'esperienza che la Salernitana ha messo in rosa anche in estate abbiano dato questo contributo che si auspicava lo Tito. Quindi insomma la Salernitana sì, rimane secondo me una squadra che ha valori importanti, comunque non da ultimi posti, però sai, poi se la situazione non la risolvi in fretta, poi le pressioni di una piazza come Salerno diventano un boomerang. L'Ascoli non riesco a decifrarlo sinceramente, perché a parole, a livello di aspettative, di ambizioni, sembrava destinato a fare 4-5 acquisti importanti e a rivoluzionare l'organico. Al momento in realtà nulla di tutto ciò, a parte i giocatori messi fuori rosa, uno su tutti Bellomo, che sono anche giocatori di spessore, per il resto non si è mosso granché ad Ascoli. Oggi si parla di questo possibile scambio di prestiti Caccia che andrebbe a Pescara e in cambio Cocco ad Ascoli, due giocatori che dovevano fare molto nel girone d'andata, che forse hanno un po' deluso e quindi cambiando aria potrebbero rilanciarsi. Latina è una situazione anche lì da tenere d'occhio, perché Latina a livello societario insomma circolano voci di qualche scricchiolio un po' anche preoccupante. A livello tecnico insomma la società aveva sfiduciato sabato, l'abbiamo anche raccontato proprio sulla Gazzetta per primi, che aveva comunicato l'esonero a Somma stesso domenica sera aveva annunciato di non voler più allenare dopo la delusione di Latina, di dedicarsi ad altro, di tornare insomma di fatto a fare il commentatore televisivo. Poi lunedì dietro front, perché Leonardi si è messo di traverso, non voleva il ritorno di Giuliano in panchina, che invece era voluto dal presidente Maietta, quindi per cui col ritorno di Giuliano anche la posizione di Leonardi sarebbe stata in bilico, in discussione, probabilmente addirittura come figura accantonata. Mi sembra un guazzabuglio dal quale non si riesce ad uscire e nel quale secondo me Latina rischia di precipitare. Paradossalmente quella che si sta muovendo un po' meglio è il Como, che si è perso Ebago, un giocatore importante ma il cui feeling con la tifoseria non era granché. Ha preso Pettinari, che comunque è un buon giocatore, ha preso Barella, che secondo me è un grande talento, centrocampista giovane arrivato dal Cagliari in prestito, e di quelle dietro forse quella che si sta muovendo con più accortezza e anche con le idee più chiare sul mercato. Nicolò, sei stato chiarissimo, io farei una trasmissione solo con te, però non ti preoccupare, mercoledì prossimo ti ricontatteremo, perché come sempre sei il corrispondente perfetto, chi meglio di te può seguire tutti i movimenti di mercato. Ti ringrazio a nome mio, di tutti gli amici di Virtus Style,
ti auguro buon proseguimento, mi raccomando, nella Milano by Night fai il bravo. Sì, grande, un abbraccio a tutti. Buon ciao Nicolò, un abbraccio, alla prossima. Grazie a Nicolò Schira, sempre puntuale. Mi dicono tanti messaggi, poi commenteremo anche il discorso proprio del collega Nicolò Schira. Vai grande Gianni, leggiamo anche le impressioni dei tifosi da casa. È inutile continuare la protesta contro la società ed alimentare il disfattismo. Speriamo, spegniamo le polemiche fino al 14 maggio e tifiamo tutti per la salvezza. Dopo, se le cose andranno male, potremo praticare lo sport preferito dei lancianesi, le chiacchiere inutili. Giuseppe P. Buonasera, ma mi dite cosa hanno venduto i Maio, Messi e Ronaldo? Speriamo che si retrocede, poi voglio vedere quanti splendidi si presenteranno al prossimo campionato. Rimbocchiamoci tutte le maniche, crediamoci, la strada è ancora lunga, si possono fare grandi cose nel limite delle nostre possibilità e recuperare. Io ci credo. Ricordatevi che se ci vogliono salvare i Maio vanno da Lucchesi e gli fanno la squadra che poi andò in B. Ma qua forse un po' esagerato. Finito Leone e non ben visto, per sgarri fatti i procuratori gli stanno facendo pagare lo sgarro. Buonasera a tutti gli ospiti in studio, sono un tifoso del Pescara, sono convinto che il Lanciano si salverà con almeno 3-4 giornate alla fine del campionato. Forza Virtus, non mollare, i cugini pescaresi tifano per voi. Bello questo messaggio, sicuramente aggregante per lo sport abruzzese. Attenzione, chiunque in questo momento delicato sguazza con cinismo e sregolatezza soprattutto contro la società non fa altro che far male alla Virtus. Egregi tifosi, se isoliamo questi signori aiuteremo sicuramente la nostra squadra. Questi messaggi, se c'è anche qualche WhatsApp, se no vado in pubblicità. Francesca, crederci tutto si può, sicuramente. Francesco Mancini, ma scusate, chi abbiamo venduto? Messi, Ronaldo, Piccolo, si è ricordato quest'anno a giocare e segnare. Ovvio, era in scadenza di Cecco, sì, sulle partenze, sicuramente Piccolo. Poi è partito Pucino, è partito lo stesso Paghera. Siamo tutti bravi a salire sul carro dei vincitori e poi mettere subito in croce al primo errore. Giustamente siamo stati fino all'altro giorno in Champions. Una sottile polemica. Diffidati liberi. Andiamo avanti se ci sono. Lanciano siamo noi. Fabio, invece noi siamo Virtus Style, quella è la telecamera, devo andare in pubblicità, mi fai vedere da super tifoso come lanci la pubblicità per Virtus Style? Pubblicità. 21:40, rigorosa diretta su TV6, Fabio, le parole di Nicolò Schira, vitale in arrivo, salviato in arrivo, se n'è andato da ieri, si sta allenando con i nuovi compagni del Pavia, Elio De Silvestro. Calciomercato come si profila rapidamente, secondo te? Beh, come si profila? Io sto a quello che ho ascoltato, la speranza è che appunto non solo arrivino i nomi che abbiamo sentito, ma che ci si vada a rafforzare in quei settori nevralgici del campo dove obiettivamente ad oggi ci siamo... Sì, c'è stata qualche carenza. Poi se avremo modo ci vorrei tornare, perché penso che questa avrà pure delle implicazioni sotto il profilo del tipo di gioco che abbiamo fatto. Assolutamente, poi ne parleremo anche della modifica di gioco, anche della limitatezza. Del modulo di gioco, perché la partenza di Piccolo su questo inciderà. L'ha detto D'Aversa in conferenza stampa. 3-5-2. Ecco appunto. 3-5-2, un chiarimento anche su Luca Leone, abbiamo estratto da Instagram un botta e risposta. Guglielmo questa volta ci ha messo la sua... firma Guglielmo Maio, eccolo qui, c'era la citazione di Luca Leone sul profilo ufficiale di Virtus Lanciano: ogni onda è il mare e sa di esserlo. Guglielmo Maio, in maniera molto spiritosa, mi dispiace che te ne vai con tante faccine, Luca Leone mi sembra più blindato che mai a questo punto, Fiorenzo, cioè lui ha condiviso
questo ovviamente lui fa direttore parte sportivo del fa parte del progetto, e nel rimettere, non dico in discussione, ma nel cambiare quello che avevano detto a luglio come orientamento societario, Leone ne è parte integrante. Quindi... Io dico solo una cosa, ditemi qual è quel direttore sportivo che ha fatto nella sua carriera tutte le stagioni perfette. Non esiste. Cioè io posso prendere il giocatore che stimo di più, che cerco di più nel mercato, va a finire che lo porto alla mia squadra per un motivo o per l'altro, o per un infortunio, o perché non si inserisce nell'ambiente, o perché non si inserisce nel modulo, ho fatto tilt. Cioè non è questo, il direttore sportivo, io voglio riconoscere che Leone ha portato giocatori che giocano in Serie A, come si diceva prima, giocatori che sono stati valorizzati, quest'anno ne ha presi forse qualcuno che non ha ancora in grana, però ricordiamoci il discorso di Conti lo scorso anno, come lo ha gestito D'Aversa, come hanno gestito Monachello, come hanno gestito Thiam. Non erano titolari, però hanno fatto la loro crescita e sono arrivati. Purtroppo quest'anno c'è stata questa partenza un po' limitata a livello di punti, di soddisfazioni, che ha messo tutti un po' in apprensione, e nel calcio quando la classifica si fa pesante è evidente che è difficile da gestire. Quindi, ti manda anche un messaggio tuo nipote, per il tramite di domani è un invito in diretta, domani, quindi mi raccomando, nonno Fiorenzo domani pomeriggio bello attivo con Stefano Junior, e quindi come ti trovi da milanista, quindi lo stai crescendo, lo stai stradando bene. Anche lui farà quello che fanno i miei figli, papà che va in televisione, che bello, così ti posso spegnere. Ma hanno trovato la soluzione ottimale, però io vado adesso a farvi vedere TG Style, vai Gianni. Buonasera amici di Virtus Style e buon anno. Niente male come inizio d'annata, tante chiacchiere tra mille incertezze, ma l'unica certezza è che Piccolo ora ha un nuovo lavoro. No. Da come gli è dato non era una spigola. E ti si guardava, t'ho visto. È un chilo e mezzo. Anche così di più. Vedo proprio di sì. Un chilo e mezzo. Scherzi a parte, caro Antonio, ci mancherai a tutti noi, ma la prossima volta occhio ai messaggi vocali su WhatsApp, che qualcuno potrebbe arrabbiarsi ancora di più. Ma stiamo tutti tranquilli perché sta per arrivare proprio lui che ci salverà. Mara, c'è mia moglie. Maradona, benedetta il coronel. Anche soldatino Mimmo Di Cecco ci ha abbandonati. Caro Mimmo, ricordati di noi quando tornerai a trovarci. Ma noi siamo fiduciosi, meno male che il tempo sarà galantuomo e a giugno o saremo i primi a chiedere scusa e a fare mea culpa, oppure avremmo scoperto di aver avuto ragione. Per adesso ci affidiamo alle divinità assolute, d'altronde con tutto questo caos cosa possiamo fare? Mai dire Maya, mai dire Maya! L'hanno scritto sui giornali, l'hanno detto anche in TV, interpretando i calendari al loro modo, su per giù. Noi l'abbiamo letto nelle stelle e sappiamo che non avverrà. Ne vedremo delle belle, ma così si canterà. Mai al mondo verrà la fine, come sempre continuerà. Mai al mondo verrà la fine. Abbiamo anche capito chi ha ispirato la conferenza stampa di sabato del mister D'Aversa. Sentiamolo. Per cominciare, tre parole. E le parole sono queste. Io sono qui e resto qui, più determinato e più convinto di prima. Speriamo alla fin fine quanto detto in questi giorni non siano solo parole, parole, parole. Parole, parole.
Signori, Lanciano siamo noi e fino alla fine la difenderemo senza paura. Perché se siamo in B è certo merito di chi ci ha portato, ma soprattutto di tutti noi che alimentiamo il sogno. Io per questa sera ho concluso, buonasera, alla prossima puntata. Fabio, giusta ironia, però ti ha colpito di più Berlusconi D'Aversa che parlava con la voce di Berlusconi oppure... A gusto mio è stato uno dei passaggi sicuramente più simpatici e ho apprezzato molto appunto l'ironia con cui si è cercato anche di sdrammatizzare un po'. Sicuramente sì, è quello l'intento. Ma infatti, ma stiamo parlando sempre di calcio, quindi è giusto che si sdrammatizzi il più possibile. Quindi un servizio che ho apprezzato appunto soprattutto per l'ironia con il quale è stato gestito. Mi è piaciuta l'ironia? Ma siamo nel calcio, il bello del calcio è proprio lo sfottò. L'ironia. Quanto conta l'ironia nel calcio? Perché magari essere sempre severi... Dovrebbe essere la medicina principale, cioè perché esisteva il calcio? Per poterci un po', ecco, la rivalità non era una rivalità economica, perché mo' è economico il discorso, piace vincere facile, no? Io ho 10 milioni di euro, faccio lo squadrone, troppo semplice, no? Il bello di prima è che si faceva una partita, chi vinceva dopo sfotteva l'altro... E i tifosi si divertivano, qualche volta si esagerava, ma si esagera sempre nella vita, però il bello, ecco, entrare nell'ambito della satira proprio. Qui siamo partiti un po' pesantuccio con Piccolo perché sembrava un richiamo un po' troppo però man mano che siamo andati avanti è andato avanti. Soprattutto quello del mago Telma là, il massimo, che la storia dei Maya e funziona, perché Valentina sarebbe la Maya perché Guglielmo è Maya, Valentina è la Maya. Comunque, in bocca al lupo ad Antonio Piccolo, a Mimmo Di Cecco e a Fabrizio Paghera, soprattutto hanno dato tanto. Poi ci sarà stato sicuramente qualcosa di aspetto economico, la società l'ha sottolineato così. Come ha detto D'Aversa, ricordatevi dell'ultima partita con il Livorno, chi è stato in campo fino all'ultimo istante, che è stato in campo ha dato il massimo. Soprattutto con Di Cecco io dico... che veramente ha dato tutto il sudore, tutto quello che aveva. Sono state fatte queste valutazioni, la società ha preso questa decisione, i giocatori l'hanno avallata, è vero che era stato proposto qualcosa di diverso, però questi sono i fatti, Fabio, quindi infatti adesso sono questi, è inutile. Il cruccio è solo quello che ti ho già detto. Noi possiamo solo ricordare ottime prestazioni del soldatino Di Cecco, di Antonio Piccolo, che è stato fondamentale l'anno della permanenza, il primo anno di Serie B con Carmine Gautieri, e di Fabrizio Paghera, che è arrivato anche nell'anno della promozione. Se no, avevamo Tiam a destra, Monachello al centro, Pavoletti in avanti, Buchel, Casarini, in porta sempre Reali, si dovevano... purtroppo i giocatori ci stanno, vanno via. Fammi dire solo una cosa, senza nulla togliere agli altri giocatori, io penso che Paghera e Di Cecco in questi anni abbiano rappresentato meglio di ogni altro lo spirito della Virtus. Lo spirito Virtus. E questo è un altro motivo che ci fa dispiacere. Sicuramente, sicuramente sì. Vogliamo sentirci, Fabio, le opinioni della gente. Abbiamo sentito tante persone anche prese al cuore di Lanciano, personaggi caratteristici di Lanciano. In due blocchi l'ha diviso il nostro Marcello Rugger. Allora Gianni, scegliti tu da chi partire, ma sentiamoci le opinioni della gente. Vai! A questo punto l'unico obiettivo rimane quello della salvezza, difficile da raggiungere, possibile, come la vede? Io credo nella famiglia Maio, perciò ci credo nella salvezza. No, nemmeno a parlarne, secondo me è direttamente Lega Pro, difficile che facciamo massimo alla fine dell'anno arriviamo a 24-25 punti. Però ha fatto tanti miracoli questa squadra. È vero che questo è un miracolo super? I miracoli non si ripetono, i miracoli una volta tanto. Oramai i miracoli è stato fatto a suo tempo con Pavoletti e basta. Non è ripetibile i miracoli. Dobbiamo andare a Lourdes, dobbiamo andare a qualche altra parte. Dobbiamo organizzarci sperando di fare questo miracolo. Però non credo nel modo più assoluto.
Secondo me è ancora aperta la salvezza, io ho molta fiducia in quello che ha detto la famiglia Maio e ho fiducia anche nell'allenatore che è stato molto bravo e sono sicuro che ci salveremo anche quest'anno. È possibile, però le incognite sono tante, soprattutto ci credi? Le penalizzazioni. Io sì, se non ci fosse in corso dei punti da toglierci. La salvezza potrebbe essere possibile. I giovani forse si possono anche esprimere meglio degli anziani, visto che ormai hanno dato tutto quello che potevano. Io ci credo, in che senso? Tutto dobbiamo credere, perché alla morte si crede. E allora ci credo, posso credere, non so, con sicurezza. Ma purtroppo c'è stato molti errori, troppi errori, da ambo le parti. Mi dispiace che tanti dicono male. In che senso male? Sono in televisione a dire queste cose, paradossale veramente, è vomitoso, scusa la parola che dico. Ah, quelli che hanno scritto, che non sa nemmeno pronunciare, figuriamoci dove scrivere. Certamente la famiglia Maia ha sbagliato in pieno, ci ha portato in Serie B, ma purtroppo prima di cominciare il campionato avrebbe fatto una precisione dicendo: guarda ragazzi, la situazione è un po'... Cosa dobbiamo fare? Al pubblico far conoscere prima di questa catastrofe, perché è una catastrofe veramente per la città di Lancia, oddio, per i tifosi veri, perché ci sono anche i tifosi un po' che, troppo chiacchieroni. Tifosi veri, i tifosi veri, Fabio, che dicono secondo te? Guarda, io non mi permetto di etichettare le persone come tifosi veri o meno. Io penso che tutti quelli che da anni frequentano il Guido Biondi ci vengono perché animati da una forte passione nei confronti di questa squadra che ci ha sempre contraddistinto. E poi ti dirò la verità, io ho fatto sempre una battuta. Bene o male, nel corso degli anni, quelle che sono le persone che frequentano il Biondi più o meno le conosciamo tutte, quindi tifosi veri lo lascio ad altri questo tipo di definizione. Invece lasciamo a Fiorenzo la fans, questo una tua fan, ormai capello bianco, becca come si suol dire. Non posso dire il termine, ma... Quel tifoso del Lanciano che avete in studio è in gamba, ma la giacca è da rivedere. Saluti sì. Da Tortoreto. Io penso che si riferisca soprattutto conoscendo le colori, perché condivido l'altra passione con Fiorenzo, che è quella per il Milan, quindi sicuramente la cosa è mirata. E io, per non sbagliare, da sempre ho scelto lo stesso colore in tutte le categorie. Quindi non hai problemi. Questi primi tifosi, vogliamo vederci quelli beccati proprio per il corso di Lanciano. Quelli più focosi. Quelli più... Questi erano abbastanza pacati. Erano pacati, no? Anche gli altri, devo dire la verità, erano molto positivi. Quindi vai Gianni con Virtus Street. Discorso salvezza ancora aperto? Ci si crede? Certo che ci si crede, io ne sono convinto, perché poi in un modo o nell'altro, non lo so, ma alla fine ci salveremo. Queste partenze eccellenti, chiamiamole così? Sì, mi è dispiaciuto molto, però giustamente i giocatori hanno fatto il loro interesse. Sta la società a rimpiazzare con qualcuno. Io ci credo e spero, perché se non noi che cosa dobbiamo fare? Se non abbiamo più il calcio, a che cosa dobbiamo pensare? Secondo me è possibilissima, non ci dovrebbero essere grossi problemi, dipende dal tecnico, dai calciatori e dalla società. I tifosi faranno del loro meglio, penso. Il discorso salvezza è per me ancora aperto, però ci tengo a precisare una cosa, che il signor Maio ha preso Lanciano che era fallito, ha fatto un anno e due anni la C, non ricordo se era 2 o 1, l'ha portata alla Serie B, abbiamo fatto 4 anni di Serie B e lo dobbiamo ringraziare per quello che ha fatto. Perché se lui dichiarava fallimento, il prossimo anno Lanciano dove giocava? In promozione. Succedeva un patatrà. Quindi a queste condizioni è inutile che i tifosi vanno lì a protestare. Non serve. Io mi auguro che il campo dice la sua e noi ci salviamo sul campo. E noi sono convinto su questo. E io ringrazio la famiglia Mai per quello che ha fatto. Ci crediamo ancora e comunque siamo nella stessa situazione di 4 anni fa. Avevamo gli stessi punti con Gautieri.
avevamo la stessa situazione di 4 anni fa che l'Angione ha vissuto, e questa situazione secondo me si andrà, come a prescindere, cominciando a vincere qualche partita, questa situazione andrà a dissolversi. E comunque dovrebbero arrivare 4 nuovi innesti, da quello che si sa, 2 dalla Juventus, 1 da Novara, e c'è un altro innesto in corso, e poi vedremo. Comunque diamo fiducia a questa società perché ha lavorato bene in questi 4 anni. E viva sempre la famiglia Maio. Io gli devo portare un mazzo di fiori a Valentina, ma a tutta la famiglia, e gli devo scrivere un bel biglietto. Sono stati 4 anni bellissimi, viva Maio. Ma qua numerare, miracoli fanno i ragazzi che arriveranno, tra quelli che sono rimasti, i ragazzi che devono arrivare, non lo so, 2, 3, quelli che saranno, faranno un bellissimo girone di ritorno. E viva sempre la famiglia Maio. E queste le parole di cittadino, un tifoso forse da una vita che gira, però vedi Fabio, la positività a Lanciano si respira. Ma è quello che ho detto anche prima, perché secondo me appunto in questi giorni si è un po' anche enfatizzata la posizione di qualcuno, perché ripeto, io penso che chi si è espresso in termini negativi rispetto a quello che stava accadendo lo faceva semplicemente animato dallo spirito che un po' io ho cercato di riassumere come semplicissimo tifoso, che poi è chiaro che tutti quanti vogliono, sperano fino alla fine, spereranno fino alla fine in quel ennesimo miracolo, perché è giusto dire che 4 anni di B per noi sarebbero un miracolo, perché non è che ce lo nascondiamo, però è giusto pure che in qualche modo si guardi positivamente al proseguo. Io, se proprio ti dovessi dire come la penso, l'aspetto che mi fa in qualche modo sperare per il meglio è proprio la classifica che stavate rimandando qualche secondo fa, perché nello spazio di 6 punti noi abbiamo, se escludiamo il Como, abbiamo ben 9 squadre. Quindi sì, l'ha ricordato anche c'è Valentina una matematica, no, che in qualche modo ci fa ancora ben sperare. Se guardate l'Avellino, 5 giornate fa, appunto, era in lotta con noi per la salvezza. Ha vinto 5 partite. Io mi permetterei di dire anche lo stesso Ascoli, perché sì, l'Ascoli sì, fino a qualche domenica. Però meno male sta ancora là. Ma l'Avellino è emblematico per dirti come nella Serie B puoi avere un balzo. Come del resto la Pro Vercelli stava in zona playoff 5 domeniche che fa, sta là, sono d'accordo. Io questo dicevo, cioè, se guardo la classifica continuo a nutrire buone speranze. Poi è chiaro che ho delle preoccupazioni, come è normale che sia, perché ci saranno tante incognite da gestire, a partire, come dicevo prima, dal nuovo modulo che il mister dovrà mettere in campo. Ricordo soprattutto a Fiorenzo che è un giornalista che comunque noi abbiamo dovuto in corso d'opera riadattare nel ruolo anche Piccolo, no? Perché chiaramente avevamo qualche problema in fase offensiva e Piccolo è stato schierato al ridosso delle punte. La partenza di Piccolo creerà un vuoto in quella zona del campo. Come riusciremo a rimpiazzarlo? Questo è uno degli elementi che, se dovessi vedere alle preoccupazioni, no? Mi balza subito in mente. Quindi queste sono le incognite. Rifondazione è questo, vuol dire vero Fiorenzo che forse D'Aversa avrà tutti i suoi buoni motivi, però constatato dall'esterno c'è anche da dire che è stato sempre con il freno a mano tirato nei confronti dei giovani, almeno di quest'anno. Elio De Silvestro, gli fai fare il terzino contro la Salernitana in notturna, gli fai fare una figuraccia, adesso lo presti. Su altri giocatori è stato sempre un po' restio. Avevi Boldor, è vero che Boldor spesso se ne va in nazionale, capitano dell'Under 21 rumena. Però è pur vero che lo hai tenuto col freno a mano tirato. Mi riferisco a Crecco, mi riferisco a questo oggetto misterioso, non ho altri termini, che è Rozzi, che ha giocato un tempo contro la Pro Vercelli, poi non ha giocato più. Crecco che l'anno scorso con la Ternana non ha fatto male. Però ecco, diciamo una cosa, bisogna analizzare la rosa che uno ha a disposizione. I giocatori che hai citato tu sono tutti giocatori validi, però lui aveva una necessità. Tolgo dalla difesa o Aquilante o Amenda per far giocare Boldor, che è giovane. L'allenatore segue i giocatori per tutta la settimana. D'Aversa ha sempre puntato su questo. Assolutamente. E però dice... è pur vero che dall'anno scorso il Lanciano non effettua il minutaggio dalla gara contro il Frosinone, perché si è trovata in questa circostanza. Per esempio Crecco, purtroppo tu per far giocare Crecco dovevi levare Di Cecco,
che nella zona di Mammarella era quel giocatore che ha coperto di più, sì, la sì. zona di Mammarella. Non l'ha potuto fare, cioè non ha avuto, perché Mammarella ha avuto questo calo difensivo, perché molte azioni che noi abbiamo subito, purtroppo in alcune sconfitte in modo decisivo, era nella sua zona, perché Mammarella sta avendo una metamorfosi che forse nel 3-5-2 poteva reggere di più, può reggere di più. Però non è che Crecco non ha giocato perché D'Aversa non fa giocare Crecco. Purtroppo si sono creati che alcuni giovani stavano in certe posizioni di campo che le persone che le hanno occupate, parlo di Dicecco in questo caso, parlo della zona di Piccolo dove a destra tu giocavi Piccolo, se no non ce lo mettevi in alto, sì, perché sì. Rozzi, che la prima partita, se vi ricordate, a Vercella ha giocato un tempo che non c'era Piccolo. Esterno destro, sì. Purtroppo alto. Dopo, a parte il profilo caratteriale di Rozzi che è un po' particolare, però quel giocatore doveva giocare o al posto di Ferrari o al posto di Piccolo. Al posto di Ferrari si è trovata l'alternativa Padovan, che è un giocatore che ha mostrato che sta crescendo abbastanza bene. Purtroppo non è che non li ha fatti giocare, essendo una rosa ampia ma di giovani da lanciare, si doveva fare una scelta dicendo io punto decisamente sui giovani, allora io gioco con Boldor, a mente tu sei la riserva di Boldor. Eh sì. Pucino, tu hai parlato di un terzino, mi sembra che Pucino se ne sia andato, ma nemmeno con tutto questo rumore. Non è nemmeno arrivato. Non è nemmeno arrivato Pucino, della... non perché non ha mai giocato spinto, non è quel giocatore che ha lasciato il segno. Esatto, esatto, perché Fabio, concordi. Non ce lo ricordiamo, quel valore assolutamente no, anzi in alcune circostanze è stato determinante in senso negativo Pucino. Noi abbiamo visto in quella zona prima De Col, poi abbiamo visto Conti, l'anno prima avevi Alberto Almici, hanno avuto la loro crescita, però sono due giocatori che dopo che sono cresciuti, a parte che se ne sono ripresi e noi abbiamo detto ma che ce lo ridai, no. E hanno fatto il loro giro, si navigano tra Serie A e squadre buone di Serie B. Andiamo con i messaggi, tantissimi, poi il giudice, poi pubblicità e poi rush finale, vai! Vediamoli. State parlando di futuro della Virtus, perché non dite che è la fine con la cessione dei migliori e con altri punti di penalizzazione in arrivo e con tutti i giovani in campo? Come pensiamo di salvarci? Firmato Franco. Franco, non pensiamo però nemmeno di stoppare il campionato ad oggi, 13 di gennaio, quindi poi le critiche e i mea culpa li potremmo fare da maggio in poi, come ricordava l'altro amico, dal 14 di maggio in poi. Possiamo anche retrocedere, però quello che non mi va giù è il comportamento della società. Non penso che questa crisi si sia verificata negli ultimi mesi, potevano benissimo parlare sinceramente già dal mercato estivo, noi tifosi avremmo certamente compreso. Sono deluso, però come tifoso spero in un miracolo. E questo è un messaggio da sposare appieno, condivisibile. Il mister allora adesso potrà esprimere tutto se stesso e non subire più eventuali soggezioni di uno spogliatoio ormai più che veterano, che non gli ha permesso forse di fare scelte coraggiose e innovative. Sempre se avrà il coraggio di rimanere, ha dato anche questa impressione a tempo, poi lo sentiamo. Fabio Benintendi, ospite fisso, tra l'altro risiede qua vicino, quindi io un pensierino ce lo faccio. I distinti quando saranno ultimati? Punto interrogativo, io ce ne metto due, perché anche questo, senza nasconderci, insomma, mi sembra una storia infinita fare i distinti, è vero, con tutta la burocrazia del caso, ma il Lancione è da 4 anni in Serie B. Beh, quindi non appelliamoci dietro a scuse burocratiche, qui mi sento di condividere, sì, il pensiero di molti. Forza Virtus, non mollare, dobbiamo crederci in questa salvezza. Dai papà sei forte, è sempre figli. Forza Virtus, Marco e Matteo. Quindi Fabio, ti stanno seguendo, marcando a vista. A vista. Fiorenzo Carlini, sei bellissimo, baci da una tua fan. La vogliamo invitare dopo. Qui direi marcatissimo allora. A vista. Sì, sì. È un amore di ragazza. È un amore di ragazza. Ma se rimane voi non Mammarella, potete sapere quando è amorevole. Dovremmo assistere ancora al vecchio film di discesa a sinistra e cross al centro, unica vera azione d'attacco della Virtus da anni, o sperare in una punizione fuori area risolutiva? Po' critico. Fabio, direttore generale. Fabio, io direi di andare a vederci il giudice, poi pubblicità, poi rush finale, quindi vi lascio con il nostro
Giudice Cancel, poi subito pubblicità, questa sera il grande giudice Giampiero, amico che io abbraccio sempre, si è rimesso la toga per dare giudizi. Questa settimana non c'è Giovanni Di Loreto, ovviamente, lui segnatamente si occupa di direzioni arbitrali. Dalla prossima gara il grande Giovanni Di Loreto sarà di nuovo con noi, però ora è il momento del giudice Cancelli. Vai! In nome del popolo frentano dichiaro aperta l'udienza. Visto quello che sta accadendo, dopo tutto quello che è accaduto anche durante le partite, le circostanze impongono a questa corte di ripresentarsi e di ridare voce al popolo frentano. Oggi non andiamo a giudicare una singola partita, un giocatore, a dare encomi, ma andiamo a sottolineare tre punti importanti che abbiamo osservato in tutto questo girone d'andata. Il primo è la coerenza, soprattutto da parte di Roberto D'Aversa e della società. Un Roberto D'Aversa che era partito a fine campionato scorso con l'impostazione di un progetto tutto nato e costruito sulla vecchia guardia. Vecchia guardia che purtroppo con il mercato di gennaio si è andata dimezzando, come le cessioni di Paghera, Piccolo e tanti altri. Un po' di coerenza anche da parte della società, che purtroppo fa i conti con il suo budget, ma anche gli onesti tifosi e cittadini fanno i conti con il budget di tutti i giorni per sottoscrivere un abbonamento, se Dio vuole, anche a scatola chiusa di tipo biennale. E questo, signori miei, non è, diciamo, molto bello da vedere, in quanto le chiarificazioni sono importanti fin dall'inizio. Quello che è mancato a questa squadra e un po' a questo allenatore, speriamo che in questo girone di ritorno possa vedersi, è un po' più di spregiudicatezza, l'inventarsi qualcosa. Speriamo che la nave a questo punto non affondi, ma possa rientrare in porto, seppur danneggiata. Quindi, caro mister, sei chiamato ad avere tutto sulle tue spalle e speriamo che la tua esperienza possa portarci alla salvezza. Adesso l'ultimo punto che andiamo ad analizzare è un po' di saggezza, che insomma, se un buon comandante conosce il suo obiettivo, sicuramente riposerà sereno e la serenità sicuramente lo condurrà ad acque tranquille. Ora potrei continuare all'infinito a dire, insomma, raccomandazioni e moniti, ma purtroppo il tempo a mia disposizione è finito. Il mio è solo un monito, i giudizi li vedremo alla fine di questo campionato e speriamo di non chiudere con le lacrime e con le tante scuse. Signori, gli altri giudizi li lascio a voi. Così è deciso, l'udienza è tolta. E 15, rigorosa diretta, rush finale. Il giudice com'è stato, Fabio? Il giudice è stato anch'esso simpatico, dai, nel clima, nell'approccio di prima, non mi è piaciuto. Sì. Non ho capito chi gli spostava il cappello. Aveva questo... I vuoti d'aria. Questo, forse troppi pensieri hanno indotto questo movimento. No, c'era qualcosa che era che lo... Ti è piaciuto il giudice? Il giudice, il bello di un giudice che può dire quello che vuole, al limite dobbiamo fare appello. Però, lui... Però l'appello si fa sulla sentenza, quindi non è che possiamo lui rientrare ha lasciato sul fatto. Aperto. Ciao Fabio, Tortoretto ti ascolta, ma secondo te un giocatore Tunkarà, Primavera Lazio, potrebbe essere un'alternativa giusta per cercare di raggiungere la salvezza? Fabio, vedi, questa domanda a te è un giovanissimo. È una domanda troppo tecnica. Beh, purtroppo lo Tito c'ha anche la Salernitana, quindi prima di darla a noi ci ripenserebbe.
Io sentirei Roberto D'Aversa, in maniera eccellente Marcello Ruggero ha messo in un parallelismo tra alcune considerazioni fatte dal mister il 17 agosto 2015 e di altre considerazioni fatte sabato scorso, anche per capire un po' l'evoluzione del pensiero e di quella che è stata un po' l'iter anche tattico, tecnico della vicenda Virtus Lanciano. Vai con mister D'Aversa. Poiché sono un allenatore ambizioso, però capisco anche l'importanza del bilancio per quanto riguarda una società di calcio. Questi sacrifici molto probabilmente sono serviti a sistemare un bilancio, ma penso che questo sia già iniziato l'anno scorso, dove il budget è stato nettamente inferiore rispetto a quello della stagione precedente. L'importanza del bilancio per la società è fondamentale e sono aperto a lavorare a qualsiasi tipo di difficoltà e sono qui che sicuramente non mi tiro indietro. Già da quest'estate si era intuito magari che rispetto agli altri anni ci potesse essere un po' più di difficoltà, ma mai nulla da compromettere assolutamente la stagione. Io, come ho sempre detto, capisco le difficoltà di una società, ci mancherebbe altro, e lì dove magari ci può essere un periodo di manca dove si fa fatica anche a pagare i propri dipendenti è giustissimo ed è da persone responsabili pensare prima al bilancio di una società piuttosto che ad altro, per far sì che, per garantire il futuro di questa società stessa. Io sono convinto di poter riuscire a salvare questa squadra, ne sono convinto. È chiaro che le difficoltà sono aumentate, sarà più faticoso, e di questo ne ho già parlato con il mio direttore sportivo, dove gli ho dato la priorità di alcuni giocatori che non devono assolutamente partire e dove gli ho dato disposizione di caratteristiche che urgono, che c'è urgenza di alcuni giocatori che devono arrivare per far sì che si faccia questa impresa. Mi faccio forte anche della volontà, delle parole, della convinzione di Guglielmo e Valentina, che la pensano nella stessa maniera. È chiaro che lì dove ci dovesse essere la partenza di qualche giocatore e non dovesse arrivare nessuno, farei fatica a dire ancora questo. In questo mese attendo fiducioso da parte della società che faccia arrivare qualcuno, farò di tutto il possibile per cercare di far fare più punti possibili alla squadra. Dopodiché aspettiamo quello che succederà, quello che accadrà, e ognuno poi prenderà le proprie decisioni. Allora Fabio, al 17 di agosto si parlava di bilanci ed è stato rimarcato il 9 di gennaio, allora si parlava di rimodulazione, è una rimodulazione pesante, è stata effettuata anche dalle parole di D'Aversa il 9 gennaio. Il 9 gennaio però D'Aversa aggiunge un elemento, valutiamo se entro il 31 gennaio le cose siano messe nelle condizioni di girare in una certa maniera, altrimenti. Per certi versi, per quello che mi riguarda, se vuoi, è anche una riproposizione di una situazione che abbiamo vissuto quest'estate, no? Perché dovremmo ricordare tutti quanti che c'è stato un momento in cui quest'estate il mister sottolineò che la direzione che stava prendendo, la gestione della società, era una direzione che in qualche modo rischiava di compromettere il famoso progetto. Era proprio quella conferenza stampa. Perciò quindi non è che stiamo vivendo da questo punto di vista una situazione molto diversa da quella che abbiamo avuto quest'estate, perché ci fu pure lì una presa di posizione netta da parte dell'allenatore che poi ha portato la società a rivedere dei progetti che purtroppo in questi giorni, no, in qualche modo invece sono stati realizzati. Io ripeto, senza alimentare nessun tipo di polemica, questo è l'aspetto che meno mi convince di tutta questa vicenda, perché se i problemi c'erano, lo rimarcava pure qualcuno nei messaggi che hai letto, e se ne poteva parlare tranquillamente quest'estate, e i tifosi rossoneri, come hanno sempre dimostrato di fare, si sarebbero per l'ennesima volta stretti attorno a questa società e a questa squadra per conseguire l'obiettivo che tutti quanti auspichiamo. Fiorenzo, sulle parole di D'Aversa prima, durante e dopo, e quelle che magari potrebbe pronunciare il 2 febbraio?
Ma riparto dalla premessa del mondo sportivo in genere, soprattutto nel calcio, che purtroppo si è mischiata economia e sport. D'Aversa, che ha parlato da sportivo, giustamente dice: io per ottenere un risultato sportivo ho bisogno di determinate componenti, tra cui quella dei giocatori. La società, che deve rispettare questa esigenza dell'allenatore, deve mettere mano ai soldi. Fino adesso i Maio hanno messo soldi anche loro. Può anche darsi che da agosto a gennaio l'azienda Maio abbia rimodulato alcune loro attività che non gli permettono più di mettere liquidità dentro alla Lanciano Calcio, e avrà detto: io in questo momento devo rifondare tutto, perché ognuno sa quello che succede a casa sua, insomma. Io non dico che Maio stanno in difficoltà, ma un'azienda grossa che fa delle attività imprenditoriali ha dei flussi economici che possono andare verso roba che i produce, mentre prima poteva prendere parte di questi fondi e metterli a disposizione di questa società, oggi avrà fatto una scelta: devo investire in un altro ambiente che mi darà profitto, non lo metto dentro la Lanciano Calcio che non mi dà profitto, ma mi dà immagini, mi dà tante cose. Quindi non è successo niente di particolare. È evidente che pesa, perché è successo a stagione in corso, sono andati via giocatori che... Però erano... forse quei giocatori sui quali D'Aversa puntava questo progetto, aveva impostato tutto su questi giocatori, aveva battuto i pugni per Piccolo e Paghera. Adesso se ne vanno Piccolo e Paghera. Valentina ha detto: leviamo il modo come l'ha detto. Va in contraddizione con le prerogative e con le richieste di D'Aversa. Questo almeno da quello che percepiamo. Sì, però la società ha detto: io non ho mandato via nessuno. Io ho fatto ai giocatori un discorso, queste sono le parole di Valentina sicuramente, e di Guglielmo. Sicuramente. Ho detto ai giocatori: non vi tolgo un centesimo fino a giugno, rimodulo il modo come vi do questi soldi che dovete avere. Ci vuoi stare? Qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto: preferisco andare altrove. Siccome loro hanno detto: noi non tratteniamo nessuno, per questo dopo è uscita la polemica delle lacrime, dice: noi non abbiamo detto a nessuno andate via. Abbiamo solo detto: dateci una mano perché abbiamo sto problema. Cioè, loro sono stati onesti, forse che la tifoseria giustamente dice: ma noi forse è anche un aspetto di spiegazione, perché se si fosse chiarito in maniera lapalissiana questo aspetto, forse nessuno avrebbe... Sì, ma può anche darsi che non è una cosa che è maturata. Se ne vanno dei giocatori per i quali D'Aversa ha battuto i pugni sul tavolo, ha imposto che rimanessero, poi questi giocatori se ne vanno. È logico che un tifoso, avulso da logiche di bilancio... Io non voglio fare il difensore mai, ma che dovevano fare mai? Se un giocatore, io ti dico, noi siamo dipendenti di un'azienda, a noi ce l'hanno fatto, no? A noi l'azienda dove lavoriamo, non facciamo i nomi. A un certo punto ha detto: dobbiamo rimodulare il nostro contratto economico, vi posso dare A, B e C, D non ve lo posso dare più. Ti va bene, se no vattene. Se a me arrivava qualcuno che mi diceva: guarda, ti do non solo A, B, C e D, ti do pure E, io forse dicevo: ma sai che è, mo, tutto sto legame di cose, ma me ne vado a E. È una scelta economica che non c'ha niente a che fare con il calcio. Io credo che Piccolo abbia tutto da dire. Io sono d'accordo che ho fatto 4 anni belli a Lanciano, di Cecco e di Lanciano non lo voglio manco discutere, sì, esatto, Paghera, esatto. Ma sono opportunità, purtroppo quando si legano i soldi a tante cose non possiamo stare... Vincono sempre i soldi. Ma, oh, siamo padri di famiglia, cioè quando alla fine... a fine mese si devono pagare le bollette, le cose, questi sono lavoratori come tutti gli altri. È evidente che c'è dopo il discorso sportivo che pesa, perché se lo scindiamo, un giocatore che ha fatto tutte quelle presenze con il Lanciano, come Dicecco, come Paghera, che è cresciuto con noi perché era venuto ragazzino l'anno della promozione, non giocava nemmeno molto, è stato sempre... È evidente che dispiace sia a lui che a noi, però sono dei professionisti che campano di questo, si devono fare un futuro, hanno delle aspettative future. Purtroppo Lanciano, come ha detto giustamente sia Guglielmo che Valentino, noi siamo Lanciano, non è che è un giocatore... Quello è un messaggio che in un certo senso pesa, ma non credo che si riferisse ai numeri, ma quello che ti dicevo precedentemente, Fabio, è anche l'apporto. Loro sono stati... isolati, io non credo che ci sia stato qualcuno che abbia bussato in maniera convinta alle porte. Si parla di Colasanti, questa trattativa è stata smentita dai fratelli Maio, in qualche modo c'era stata la
una sorta di uscita allo scoperto di Colasanti, però i fatti dicono che attualmente di concreto non c'è nulla. Sembrerebbe così, Alessio, cioè, le notizie sono quelle che sentiamo tutti quanti, quelle che hai tu, sono quelle che noi leggiamo sui giornali. Qui non si tratta di tifare per l'uscita di qualcuno o il subentro di qualcun altro. Sono, lo dice Fiorenzo, sono normali dinamiche imprenditoriali. Sì. Se ci sono degli imprenditori che si incontrano, noi che cosa possiamo dire al riguardo? Nulla. Facessero. Quello che ci interessa è il bene di questa società. Ripeto, nessuno ha mai detto qualcosa di negativo rispetto a quei primi 3 anni di gestione dei Maio. Se le perplessità sono nate per le ragioni che io ho cercato semplicemente dal mio punto di vista di evidenziare, di cui sono fermamente convinto. Ripeto, quello che non mi piace è la tempistica. Lui dice, Fiorenzo, giustamente ci richiama al discorso, magari in 2 mesi possono cambiare tante cose, però qua ognuno, anche per il mestiere che fa, si rende conto che i bilanci di una società non si possono scoprire eventualmente in negativo in 2 mesi. Eh sì, io però mi andrei a sentire il nostro criticatore ufficiale, Franco Battistella, nell'angolo della critica. Avrà, che dici, sarà stato duro oppure no, Franco, questa sera? Dipende chi ha puntato. No, questa sera un discorso un po' più ad ampio spettro. Fabio, sei curioso di... Sì, sì. Allora ci andiamo a vedere l'angolo della critica del nostro Franco Battistella. Vai! Amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Buonasera e benvenuti all'angolo della critica. Questa è stata una settimana piuttosto movimentata, con la cessione di alcuni giocatori storici del Lanciano, con la conferenza stampa della società e dell'allenatore. Personalmente ritengo che qualcuno qui menta su come si sono svolti i fatti, però questo non sta a me deciderlo, sarà il tempo a parlare e farci scoprire la verità. Per quanto riguarda le cessioni, io sono felice per quei giocatori che sicuramente potranno avere maggiori soddisfazioni che non a Lanciano, visto come adesso stanno le cose. C'è stata la conferenza stampa di D'Aversa, che sta aspettando di vedere le prossime mosse di mercato per decidere se restare o meno. Secondo me la decisione va presa subito, perché se decide di restare, deve restare e basta. Se vuole andare via, perché il mercato non lo soddisferà, ma lo deve fare adesso, perché altrimenti toglierà settimane di lavoro o magari a colui che lo verrà a sostituire. Ora credo che sia il momento di cominciare a cambiare anche il modulo di gioco, visto che con il Livorno il 3-5-2 ci ha portato a una vittoria. Io credo che davanti dobbiamo schierare Ferrari e Marilungo e giocare con 5 centrocampisti e 3 difensori. Purtroppo abbiamo ceduto un giocatore che ci faceva molto comodo, ed è Pucino, che era un giocatore che si adattava molto bene sulla fascia destra e anche a fare il centrale, e secondo me va sostituito con qualcuno di pari capacità, e non credo che in rosa un giocatore del genere ce l'abbiamo, anche perché pur avendo dei giocatori validi non vedo giocatori di fascia sulla destra che possono essere bravi come Pucino. Quindi speriamo che la società intervenga in questo senso. Si parla di una cessione di Mammarella e non può farmi che piacere, perché se Mammarella deve essere legato al ruolo di terzino, meglio che vada via, e questo può essere per lui una cosa molto positiva. Invece in un 3-5-2 Mammarella sarebbe il giocatore ideale da far giocare nella posizione di esterno o sinistro di centrocampo. Quindi noi dobbiamo solo aspettare questa partita contro il Vercelli e vedere come l'allenatore disporrà in campo i giocatori. Abbiamo mandato via Iwat, quel giocatore che il Carpi ci aveva dato, non gli abbiamo dato nemmeno una chance di giocare in prima squadra, e la cosa non mi è piaciuta affatto, perché il giocatore è piuttosto valido, e ovviamente se deve giocare nella primavera del Lanciano è meglio che lo faccia nella primavera della sua società di appartenenza. Quindi io darei più spazio a questi giovani e cominciare a ricreare quello zoccolo duro che per anni è stato il fiorocchiello della nostra società. Speriamo di salvarci, perché ci sono molte società che hanno partecipato alle varie combine con il Catania, quindi questo ci potrebbe far rimanere in Serie B, ma
Ma comunque noi la Serie B ce la dobbiamo sudare con i risultati, quindi forza Lanciano e avanti con il 3-5-2 nella speranza che D'Aversa lo capisca. E questa, amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Queste le parole di Franco Battistella, Fabio. Sì, che in qualche modo seguono i ragionamenti che abbiamo fatto fino ad ora, no? E nel passaggio in cui si dice magari puntare sui giovani, io la butto lì, a questo punto lo dicevo mentre andava il servizio con Fiorenzo. E immaginazione per immaginazione la butto lì, mi piacerebbe a questo punto magari vedere anche Mammarella spostata a centrocampo per recuperare quella spinta sulle fasce che quest'anno è venuto un po' a mancare, tant'è che abbiamo dovuto anche fare delle scelte tecniche di tipo differente. Certo, dando per scontato che Mammarella resti, visto che è lo stesso D'Aversa che la pone come condizione. Eh sì. Senti Fiorenzo, il campionato è finito il 28, il 27. Si rigiochi il 16, gli altri anni Lanciano andava a fare preparazione, il richiamo invernale in Puglia, quest'anno anche per via di queste situazioni non mi sembra che ci siano stati particolari sessioni di richiamo anche dal punto di vista atletico. Il luogo non è che sia importante, è importante che abbiano fatto il recupero, o lo fanno fuori sede, o lo fanno a Lanciano, o lo fanno in periferia. Il problema grosso è come il gruppo si è rimesso insieme, perché ci sono delle circostanze di giocatori che sanno che vanno via, giocatori che forse hanno pensato di andare via, giocatori che non sanno se hanno fiducia, ci saranno i nuovi innesti. Il problema è centrare una volta per tutte la volontà del gruppo di fare bene. Io credo che questo D'Aversa lo ha puntualizzato, lo ha portato avanti. E credo che con la Pro Vercelli vedremo chi scenderà in campo veramente con quello spirito. Perché per fare quello che abbiamo detto tutti, mi rifaccio alla satira, della chiusura della satira con parole, parole, parole. Le parole non servono. Ci sono 21 partite, sono parecchi punti. Per gestire questi punti qua noi dobbiamo non guardare, dobbiamo vincere 11 partite, dobbiamo fare quello. Partita per partita dare il massimo, se ce la facciamo ben venga, se non ce la facciamo nessuno dovrà dire o potrà dire non ci abbiamo provato. Eh sì, tutto forse questo è proprio l'elemento da non tenere in considerazione dopo il fatto che la Virtus abbia spesso e volentieri ribadito che la squadra va salvata all'ultimo istante disponibile, quindi la salvezza bisogna crederci, bisogna lottare. Bisogna fare i punti con la Pro Vercelli, Fabio, in conclusione. La Pro Vercelli bisogna gara necessariamente fare punti. Primo match ball. Esattamente, saranno tanti match ball e sarà importante fallirne il meno possibile. Ma a livello psicologico? Ma quello sarà il primo riscontro che dovremo avere. Con questo 3-5-2, probabilmente. Così dice il mister, vedremo questo 3-5-2 cosa sarà in grado di garantirci. Io devo andare in chiusura, però vi lascerò con il nostro bomber Cappellini in chiusura. Voglio andare però prima a salutare Fabio Benintendi, come sei stato Fabio con noi? Molto bene, veramente un ambiente piacevole. Ci verrai a trovare presto. Grazie. Grazie a Fabio Benintendi, grazie a Fiorenzo Carlini, grazie alle tue fans che questa sera ci hanno... anche... Perché sanno che io se prometto una borsa... La compro. A differenza tu, mia. Da quando sono venuto l'ultima volta, dovevi dare a Cinzia una borsa e ho saputo che tu la borsa non ancora la regali. E ti dico anche questo, mi sarebbe convenuto comprare questa borsa e non altro, quindi ti ho risposto in una maniera... No, la borsa! È vero, mi conveniva comprare la quella borsa. La prossima puntata io vorrei... Su questo tavolo, ecco la borsa per Cinzia. Va bene, la prossima volta. A proposito di volte non prossime, precedenti, l'altra volta Ray Sugar Sandro, qualcuno ci ha detto che c'entra Ray Sugar Sandro, perché sta qui? Perché Ray Sugar Sandro il giorno dopo è andato ad intrattenere la serata di Marco Verratti. E qui la chiudo per tutti quelli che ci hanno chiesto delucidazione sul fatto della presenza di Ray Sugar Sandro, perché Ray Sugar Sandro ci sta benissimo a Virtus Style, come ci sta benissimo e ci mancherebbe altro il nostro bomber Cappellini. Grazie a Marcello Ruggero, grazie a Cinzia Santoro, grazie a Gianni D'Areo in regia, grazie a Fabio Benintendi, grazie a Fiorenzo Carlini, grazie di cuore a tutti voi, ci vediamo mercoledì prossimo. Ora l'angolo del bomber, e ricordatevi sempre che la classe non è acqua,
Lo stile è Virtus Style, ma siete anche voi. Vai Bomber e poi sigla. Un saluto agli amici di Virtus Style. Che rimane così, con qualche ritocchino, per me si salva proprio a spasso. È vero che si sente un sacco di voci, ma voci di bar, di chiacchiere da cantina, non mi interessa a me. E si ghiaccia, non ci credo. Famiglia Mai farà di tutto per salvare la squadra, perché la squadra non è inferiore a nessuno. Te l'ho detto 4 mesi fa, anche 5, tutti i capiscitori che stanno attorno al calcio. Ripete sempre le stesse parole, la gente di calcio comangiano i rigatoni, non capisce niente, inutile di chi. E mai è 7 anni che ti fatta vedere lo pallone, ma che? Io non è che voglio valorizzare la famiglia Mai, che mica mi danno lo stipendio, ma è a me una soddisfazione che mi ha fatto vedere 4 anni alla B e 3 anni alla C, sono 7 anni questi che stanno qua, e la gente fa solo le chiacchiere. Perché non vengono allo stadio più certo aiutare la squadra, che ci vengono poche persone, questa è la Serie B. La città di 35.000 abitanti, almeno essa fa 3-4.000 spettatori tutte le domeniche, almeno 4, almeno. Non ci viene, anche pure per la società. Lo stesso si distinte, mo viene quest'altr'anno, un'altra presa in giro tra i tifosi, pure questa è un'altra buffonata propria. Quante ne fai distinti? Se fai 500-600 persone nella società che perdi i soldi. Quante ne fai distinti? Questo si poteva fare, c'erano un 4 e un 5 di danare per fare i distinti. Poteva fare appena finisce subito il campionato, fatemene un mese, ottobre, settembre, dicembre, gennaio, febbraio, mo finisce un campionato. Ma che? Questa è pure un'altra presa in giro proprio. Ma i criticoni. E mi dicevano a me che appena tu mi dici mai l'allenatore, ma che è a dire l'allenatore? Che gli devo dire? Ma io sono laureato della materia, che gli vado a dire? No, perché ieri ha fatto un 3-5-2. L'allenatore sta là per fare migliore formazione. Quello è il prodotto che c'è. Si fa molte chiacchiere attorno a questa squadra. La squadra, l'ho detto, è partito male, è partito. Molto, molto sfortunato, perché gioca pure bene, e non lo dico io, Ale, l'ha detto gli allenatori, l'allenatore del Crotone, è uno che guarda in Serie A, un mezzo nazionale pure, noi ha detto, Angelo è una bella squadra, gioca pure bene e si salva, non è che lo sto dicendo io, sembra l'allenatore del Crotone, allora sentire più l'allenatore del Crotone e non a me, la squadra le deve per salvare, pur se rimane così, forse sono un buon portiere buono, pur con questi che c'è ci possiamo salvare. Qua questa è una canzone tutti i giorni, sentire la lamentele che si vende tutta la squadra, ma Cristo, me ne voglio abitare a Civitaluparello, si vende la squadra, ma si vende tutto, e quelle che gli hanno, è proprio un piagnisteo proprio. Cioè, se provate anche lo dolce, ma ogni tanto te la mangia pure lo frufru. Non ho capito. Questo te l'ho spiegato, è 7 anni stanno là a Terrassa Carretta, e si può dire che deve fare sempre un monumento alla piazza, l'avevo detto qualche anno fa. Auguri a tutti quanti, buon anno, a tutti i tifosi, speriamo che vengano allo stadio a incitare la squadra, che invece ha bisogno la squadra adesso in queste condizioni.